Siamo a Kathmandu, sulla strada di quella cultura psichedelica che nei lontani anni 60 portò qui i figli dei fiori e hippies da tutto il mondo. Stiamo cercando un ragazzo italiano di cui conosciamo solo il nome. Lui forse ci aiuterà a capire alcune cose sulla droga e sul motivo che spinse molti giovani ad avventurarsi e stabilirsi quassù. Recenti avvenimenti politici hanno rivoluzionato il regno nepalese. Ancora oggi meta di turisti appare come un paese divertente, tranquillo, pieno di curiosità, spiritualità e misticismo. Adesso le mura del Palazzo Reale sono meno inviolabili. Per il governo di Kathmandu la droga è illegale da quando gli Stati Uniti hanno fatto pressioni per la proibizione verso la metà degli anni 60. Sulle montagne del Nepal, però, la coltivazione di marijuana è diffusissima. A differenza dell'eroina che si spaccia in città di origine pakistana e indiana, la famosa brown sugar. È il costo assai basso e l'alta qualità dell'eroina che spinge in Nepal numerosi giovani occidentali. Siamo nel mercato di Kathmandu. Un mercato come tanti altri in Oriente, con il caratteristico odore delle spezie, quello forte dei dolciumi, con i banchi multicolori e le contrattazioni gridate. Nell'aria la sensazione che questo aspetto allegro e pittoresco nasconde anche un sottile e clandestino commercio di droga. Non siamo riusciti a scoprirlo, ma nei vicoli voci indiscrete ci spingono a cercare drogati e spacciatori nei recinti sacri dei templi, dove la polizia di solito non entra per non profanarli. Perciò lasciamo il mercato, per tornare sulla strada dove sorge il tempio induista di Kali la Vecchia.
Anche questo è un tempio induista dedicato alla dea Kali, che vi appare con un'altra delle sue molteplici raffigurazioni. Forse fu proprio l'influenza del pensiero orientale che nei famosi anni 60 portò una nuova carica mistica a confronto con le rigide regole del mondo occidentale. Induismo e buddismo sono le maggiori religioni in Nepal. Spesso è difficile distinguere i due culti, dal momento che entrambi si intrecciano con l'esoterico tantrismo. Così come scritto nei testi sacri, il buddismo ebbe origine nel VI secolo a.C., fondato da Siddhartha Gautama, un principe Sakya che abbandonò la ricca famiglia per ricercare la verità. Dopo 5 anni di vagabondaggio, Siddhartha ottenne l'illuminazione meditando sotto un albero. Da allora venne chiamato Buddha, l'illuminato, e i nepalesi lo venerano nello stupa di Swayambhunath, il più grande del mondo. Proprio in questo tempio, inviolabile dall'esercito, trovarono rifugio quei giovani cultori della libera droga, nel periodo in cui il Nepal, sotto pressioni americane, proibì l'uso e la vendita di ogni tipo di stupefacente. Buddisti e induisti trovano un altro luogo di culto qui, nel piccolo nucleo urbano di Pashupatinath. L'induismo non possiede nessuna dottrina formale, rappresentando così una cultura alternativa rispetto al cattolicesimo occidentale, stimolando quei giovani alla ricerca di esperienze spirituali più che materiali. È della fede induista il rito della cremazione, che qui a Pashupatinath si svolge giornalmente in tutta la sua macabra sacralità. Dal mercato, attraverso i templi, siamo tornati in strada con qualche indicazione in più. Forse adesso possiamo trovare Claudio, il ragazzo per il quale siamo venuti qui. E ci inoltriamo nella parte più vecchia e più misera della città, un labirinto di vicoli, scalette, stanzine, cortili.
Claudio abita qui, nella stanza 101 del Loggia Napurna. Non c'è. L'uomo col fazzoletto rosso è Claudio. Ma lo trascinano via. Cosa ci faceva qui in questa piazza piena di gente e di canti? Lui cerca l'eroina e gli altri si stringono intorno ad una dea bambina bellissima da cui i fedeli aspettano grazie e favori. È una divinità misteriosa e notturna che come appare così scompare e siamo noi gli unici occidentali che siamo riusciti a vederla e a filmarla. Abbiamo trovato Claudio. Senti, Claudio, da quanto tempo ti fai? 45 anni. E qua quanto costa la roba? È bene. È facile trovarla? Abbastanza, più facile che andare. La polizia, suppongo, è pericolosa anche qua. Che senso? Se ti trova la roba addosso. Che qualità ha la roba qua che trovi? È migliore. Migliore dell'Italia? Molto migliore. C'è molto meno problemi, molto meno rischi. In Italia c'è per le cose. Ma qui a Kathmandu come passi la giornata? Niente, non faccio. Qualche lavoretto, per procurarti i soldi? Sì, ma poi c'è un lavoro anche. Perché sei venuto proprio in Nepal? Ho fatto un viaggio. Sette anni fa. E è un po' una storia strana. Insomma, sono rimasto. Pensi di ritornare in Italia? Che mi fai questa domanda? Perché voglio sapere cosa ne pensi tu dell'Italia che hai lasciato. L'Italia? L'Italia è l'Italia. No. Ma in Italia tu cosa facevi? Non posso dire. Qual è il tuo? Cioè, preferisco non dirlo perché... Cioè, preferisco non dirlo. Ci avevamo messo d'accordo prima, no? Su questo. Sì, d'accordo. Cosa pensi che succeda in Italia dopo questa intervista? Assolutamente niente. Senti, se ti proponiamo... Non credo che ci sia persone ancora o possano avere interesse. Pensi che ti abbiano dimenticato? No, ma non gli importa niente. Anche a chi magari un giorno poteva... Se noi ti proponiamo di tornare in Italia e ti paghiamo il biglietto, accetti? No. Io i soldi ce l'ho, non è che... Non è che non, non, è che non torno in Italia perché non ho i soldi. Quindi preferisci stare qua? Io questo ormai... Per ora... Io per ora sto bene qui, poi... Non lo so. Ma anche se mi date i soldi
devi stare in Italia e rimanerci. A me che cazzo ne frega, scusa. Io sto qui perché ho fatto non una scelta di vita, ho fatto. Volevo stare qui, avevo il mio interesse a stare qui e ci carino. Ti ringrazio. Vogliamo verificare anche noi le difficoltà nel contattare uno spacciatore per acquistare un po' di eroina. E tutto questo può avvenire in Durbar Square, famosa piazza nel cuore della città. When you go in there, then you drink bitter also, you know? One. Before yesterday I die, man. Yeah, I know. Yeah. An Italian guy. I know. Do you know this? Yeah, this my friend, yes. Yeah. Why? He's been in there. I don't know. He had problem, I think, in there. I know, brother. But he was friend? He take those Tibetan medicine. Yes? What Tibetan medicine? Not so bad medicine. No death, man. But he dead, you know? Go in bathroom? Yeah. Any day? Yeah. And he was your friend? Yeah, he's my friend. You have any Italian friends? I like any time I have. No. I have many Italian friends. You have many of the people, okay? How much more? No, we're waiting for you here. Yeah. No, we don't do business. I take just liter, my friend. I don't take too much. Okay. You believe in my I friend? I try. If it's good, we save him another time. Okay. So we can save him. If it's like Durbar Square, come. Dei, preti, santoni, clandestini, drogati. Solo questo è Kathmandu. Certamente no. Ma questa breve storia può dare il senso di cosa avviene se in un luogo carico di energia spirituale si incontrano due mondi diversissimi ma compenetrabili, quale l'Oriente e l'Occidente.